Madonna, cosa stava facendo Grieco immediatamente? Pazzesco. Benvenuti all'Avion, buona domenica a tutti, buongiorno soprattutto. Attenzione Grieco ancora in campo per la quarta giornata Sbordone League, sesta edizione. Si gioca la primavera di Meo, subito 1-0 per la formazione dell'Accidenti di Salzano, subito di Meo 1-0. I baby fenomeni già danno spettacolo. Siamo appena all'inizio di questa partita contro Guadalupe, che si presenta quest'oggi con 3 assenti. È una squadra fatta praticamente all'ultimo secondo da Angelo Refice. Tra i pali Camilli, in difesa Vatrella, Di Maio e Graziano, che tra l'altro dovranno giocare anche dopo con la loro squadra della Cipicchia. Angelo Refice a centrocampo, Regalbuto e Paduano in attacco. Sarà arduo il compito di Angelo Refice per provare a evitare la sconfitta. Indisponibili i due D'Angelo più Messi. La formazione dell'Accidenti si schiera con Salzano, Iovino, De Angelis, Di Meo, che ha subito sbloccato il risultato. Grieco e Chiariello, anzi Chiariello in difesa, sarà De Angelis a centrocampo. In attacco Napolitano, che prova subito a girarsi. Dunque 1-0 il risultato assegnato Di Meo. Ricordiamo, a 3 punti la formazione dell'Accidenti. La vittoria contro il Copacabana, che poi si sono ritirati, dando tra l'altro 3 punti sia a Guadalupe che a Cestar, portando nuovamente il girone di primavera a 6 squadre. Prova Di Meo. E dicevamo, una partita giocata fino ad ora dall'Accidenti, una vittoria, 2 da recuperare, quelle della prima e della seconda giornata, quindi 3 punti, 2 partite da recuperare. Questa sta giocando più il resto. Angelo Refice prova, una squadra che promette sicuramente bene. Gol vittoria proprio agli ultimi minuti di Grieco, tra l'altro da centrocampo, contro i Copacabana. Straordinario, una rimonta storica, 5-1, da 5-1 a 7-6. È stata la squadra più giovane ad aver vinto all'esordio al campo Avion. Spazza via De Angelis, poi Chiariello. Lascia correre Regalbuto, la rimessa è sua. Orefice prova a passare, viene abbattuto, tutto regolare. Occhio in aria, parte il sinistro, la parata Grieco. Non riesce a segnare il tapin. Ancora Grieco, cerca, no, non riesce a metterla dentro. Colpo di testa di Angelo Refice, prova a passare, va via. Ancora Angelo Refice, tunnel, forse c'era fallo, l'arbitro però non è dello stesso avviso. Paduano, si gira, Di Maio, nuovamente Paduano, triangolo riuscito benissimo, doppio. Poi prova a portare il pallone in avanti, la formazione dell'Accidenti, ma da quelle parti c'è un certo Regalbuto che spazza via. Trova puntuale l'intervento di De Angelis. Occhio Iovino, Paduano blocca Salzano. Esordio assoluto anche per Vatrella, convocato all'ultimo secondo da Orefice. Doveva solo vederla questa partita, poi però è stato un completino casuale. Ha iniziato a giocare anche lui. Graziano, prova lui, deviato, Paduano, rete, pareggio, 1-1. Batte Grieco, che ha un grandissimo destro, l'abbiamo apprezzato scorso weekend, ma già è famoso nei campetti rossi e negli oratori dei Colliamine e Capodimonte. Prova lui a passare, Di Meo in avanti, colpo di testa di Vatrella. Orefice, occhio al pasticcio, Camilli, che riesce però ad allargare a Regalbuto. Alza la testa, cerca qualcuno, trova Graziano. Palla per Orefice, buono lo scambio, chiude in qualche modo De Angelis, pallone allargata Di Maio a volo, poi Iovino in qualche modo. Paduano, lascia correre, rimessa per lui. Con le mani Paduano, salta benissimo De Angelis. Graziano, ancora De Angelis, va via. Cerca un passaggio a Napolitano, arriva Vatrella, che passa il pallone a Di Meia.
Ancora il pallone allargato a Grieco, però non aggancia. Una mala idea. Recupera Chiariello. Grieco cerca un lancio. Camilli. Paduano prova a girarsi, arriva ancora Grieco su Orefice. La tiene in campo Grieco, parte lui, verticalizza la chiusura di Vatrella, ancora Grieco, occhio al destro, lo prova e c'è il gol incredibile, ancora Grieco, non sbaglia un colpo, 2-1. Secondo gol in due partite, anzi no, perché forse la scorsa non ne ha fatto solo uno Grieco, non sbaglio due. Comunque già un talento, destro al veleno, palla in buca d'angolo, Camilli non può nulla. E 2-1. Accidenti su Guadalupe. Orefice. Cerca qualcuno dentro, Salzano. Guadalupe a 6 punti. Proprio per i 3 punti acquisiti contro il Copacabana per vittoria 1-0 a tavolino per il ritiro della formazione di Baccelliere. Pallone rinviato in avanti, occhio perché in agguato c'è Napolitano. Pallone a Grieco. Attenzione, se la allunga, chiude Vatrella. Buono il suo esordio fino ad ora. Occhio a Paduano che può anche provare da lì. Lo fa ora, Salzano coi pugni, spazza Iovino. Graziano, assedi ora. 1-2. Bello il pallone per Di Maio. Che si divora il 2-2. Pallone per Camilli. Che lancia Di Maio. L'appoggio, Di Meo recupera. Numero Di Meo. Col sinistro Camilli. 1-2, Di Maio prova a passare, chiude De Angelis, la rimessa per il Guadalupe sotto di 1. Orefice per Graziano, prova un palleggio, il rinvio di Di Meo, la rimessa è Guadalupe con Vatrella che la dà Orefice. Vediamo un po', Paduano in aria, tocco per lui, prova a girarsi con la sua stazza fisica, ancora Orefice, prova il tunnel, non passa, Vatrella prova, traversa, no, la parata di Salzano che allunga sopra la traversa, l'esordio di Vatrella col pantaloncino di schioppa, è tutta lì la qualità. Orefice, palla dentro, occhio Di Maio, poi spazza via Iovino, Graziano recupera. Prova il destro Salzano. La tiene lì. Poi c'è Grieco tutto solo. Servito con un gran pallone da Salzano. Ancora Grieco. Attenzione al rimpallo. Napolitano in aria. Occhio al contatto. Napolitano. Camilli. Angolo. Sarà calcio d'angolo per l'accidenti. Con Grieco. Il movimento a mezzaluna di Di Meo. Che poi ancora il pallone sul sinistro. 3-1, accidenti. Orefice alla battuta, De Angelis recupera, poi Di Maio, capezzume struppiato, aia, numero di Di Maio, mi sono fatto malissimo, parte Iovino. Di Meo, regista a basso della squadra, cercato Grieco, recupera Regalbuto, c'è Orefice tutto solo, ancora Regalbuto. Appoggio per Orefice, numero di De Angelis con grande intervento di chiusura. Regalbuto con le mani. Ancora De Angelis. Di Maio. Di Meo. Grieco. Lancio. Occhio. Fuori gioco. No. Non sembra fuori gioco. Lascia e quindi punizione. Battuta già la punizione dal Guadalupe. Con Orefice che sbaglia tutto. Regalbuto rischia un dribbling. Vatrella in avanti. Sarà rimessa laterale per Guadalupe. A seguire la partita delle ore 11, Manchester contro AC Picchia. Orefice prova d'esterno, palla fuori. Palla vacante in area di rigore, Regalbuto di testa, Orefice prova a ripartire, Grieco su di lui. Ancora Orefice. Recupera Di Meo, palla lunga, troppo. Pallone che non passa. Chiude De Angelis. Allora Di Maio con le mani. Graziano in qualche modo. Orefice spazza via Chiariello. La dà Grieco. Sale Chiariello. Buono lo scambio. Chiariello per Di Meo. Che prova col destro Camillo. Paduano. Nani vai a scendere. Pone il pallone per Orefice.
buono anche il palleggio. Poi recupera Di Meo, allarga subito a Greco, riparte la formazione dell'accidenti, sono 4 contro 2, prova Greco, arriva Di Meo ma si è chiamato ancora una volta la palla. Paduano, sbaglia, allora ci ha provato a partire Napolitano in mezzo a due. Orefice, riparte, col destro, deviazione, calcio d'angolo. Orefice cerca con una trivela pazzesca la traversa di Paduano. Poi rinvio di Salzano, palla che tocca la rete. Grande calcio d'angolo battuto da Angelo Orefice con le tre dita. Number one. Greco ancora. Occhio alla finta. Spazza Di Maio, poi Anzirega Graziano, poi pallone ancora per Di Meo. 1-2. Meraviglioso, non arriva poi Greco con la botta. Palla respinta, Di Maio, palleggio improbabile. Vatrella con la schiena, Di Meo. Palla che esce. Ancora Di Meo, anzi Di Maio. Ancora blu. Rimessa laterale per Guadalupe. Sempre 3-1 il risultato. Palla in aria, esce Salzano e la tiene. Occhio in area di rigore, la palla di Greco, troppo lunga però per Di Meo. La rimessa per Angelo Orefice, non riesce a recuperare Di Meo. Allora Paduano, salta il primo. Ancora Paduano, cerca spazio per il destro. C'è Graziano, riceve però Di Maio. L'appoggio a Graziano, buono lo schema. Palla interessante per Orefice, ma capisce tutto Di Meo. Parte Napolitano, ma chiude Regalbuto, ultimo uomo. Poi la palla Orefice. Avanza, prova l'1-2 con Di Maio, Paduano prova, vediamo, numero, Paduano, occhio ai contatti, ancora Paduano, la perde, De Angelis recupera, Greco, recupera il pallone, la formazione del Guadalupe, che pressa con Orefice, linea di fondo, cerca un cross, smanaccia, Salzano, Paduano, col destro, deviazione, calcio d'angolo, batte Di Maio, palla forte in mezzo. Troppo lunga per tutti. Chiarello per Di Meo, poi Greco, sarà ancora calcio d'angolo ora però per gli accidenti che conducono per 3-1. Occhio sul secondo palo, Iovino. Intanto è arrivato Chiarello senior, palla dentro, salta Iovino, palla fuori. Palla lunga, Orefice, prova un palleggio, De Angeli sbaglia, Orefice tutto solo, occhio al contatto in area, tutto regolare dice l'arbitro. Palla lunga, poi la sponda di Napolitano, anzi, sì, Napolitano, non ha trovato Greco, riparte Graziano, cerca un pallone filtrante, chiude Iovino, Paduano, avanza col destro, deviazione, Salzano. Che poi rinvia il pallone in avanti. Occhio, ripallo, col sinistro 4-1, Napolitano, ancora lui. Accidente. Parentesi di Graziano. Allora Paduano trova una deviazione clamorosa e fa 4-2, prova a riaprirla lui. Stile Dadone Esposito ieri con i Soccer, stesso tiro, stessa deviazione, stesso angolo. 4-2, partita apertissima. Allora Greco, proverà lui, col destro, palla che scende, Camilli in angolo. Greco dalla bandierina, si inserisce Di Meo, mezzaluna nuova volta, poi col sinistro a girare. Riparte Vatrella, ma serve però Iovino. All'indietro a De Angelis, rischia Paduano tutto solo, Paduano che si è divorato, Paduano pazzesco. Si è un po' fermata, l'accidenti, un paio di errori abbastanza gravi anche lì dietro, Graziano si è un po' spento l'entusiasmo sul 4-1. Orefice, Greco prova a recuperare, Regalbuto su di lui, recupera anche la rimessa.
palla alta, Paduano mette giù, controlla, recupera De Angelis. Regalbuto. Col destro, occhio Salzano. Palla per Napolitano che la tiene, nessuno però vicino. Recupera una buona rimessa, cercato in avanti Di Meo, Regalbuto, poi Orefice, la chiusura ancora di Di Meo. Con le mani Orefice, cercato Paduano che sbraccia, occhio al rimpallo. Salva tutto De Angelis, con l'aiuto di Chiariello. Camilli, Orefice, col tacco, recupera Greco. 2 contro 3, Greco, fallaccio di Orefice. C'è anche il giallo tra l'altro. Va Greco sulla punizione, vediamo un po'. Va Greco col destro rasoterra, Regalbuto mette fuori. Paduano parte, un carro armato, è il tank Paduano. 4-3, un gol fantastico, sbaglia è più facile, fa più difficile. Greco, 4-3, partita apertissima, riaperta da Paduano che prima si è divorato, un'occasione pazzesca. Poi è riuscito a fare il gol più difficile. Ma gli accidenti si sono un po' fermati negli ultimi 5 minuti. Chiariello, tiraccio direi. Poi Orefice anticipato per un attimo da Greco, Graziano di testa prova a prolungare. Allora ancora Di Meo che cerca in avanti Camilli però. La tiene lì, 4-3 il primo tempo. Perché? Siamo qui alla fine del primo tempo, accidenti contro Guadalupe, risultato di 4-3. Siamo qui col piccolo Chiariello, il fratello è lì. Senti, eravate 4-1, stavate dominando, poi avete avuto questi 5 minuti un po' di amnesia. Ma solo perché sa sei una bestia, sennò... Paduano? Vabbè, però se li hai mangiati un paio di gol, eh. Sì. Senti, cosa manca a questa squadra per chiudere definitivamente la partita? L'unione difensiva. Bravissimo Chiariello, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie. Ci vediamo al secondo tempo. E dopo aver sentito il commento di Chiariello Junior, partiamo col secondo tempo. Accidenti Guadalupe, 4-3 risultato. Attenzione qua, perché De Angelis poteva essere un po' più furbo, invece lo è stato di più Paduano. 4-3 il risultato per accidenti contro il Guadalupe. Regalbuto fuori. 4-1 e poi la remontata della formazione di Angelo Orefice. Camilli col pantaloncino alla reina, Capezzuto appena entrato in campo a posto di Di Maio per far respirare il suo capitano che sarà impegnato appunto alle ore 11, cioè appena finisce questa partita contro il Manchester. Orfano di Roy, questa è una notizia, quando gioca Antonio va tutto bene, eh? Ovviamente può succedere sempre di tutto. Graziano, finta, poi sviene, perde l'attimo, gira col sinistro, respinta. Chiariello, riparte lui, c'è Napolitano in verticale, vediamo un po', palla Greco che prova il numeraccio, poi Capezzuto, serve Camilli messo in difficoltà. Attenzione a Camilli, la dà male a Vatrella. Di Meo cerca spazio col mancino. Camilli recupera benissimo la posizione, poi sbaglia nuovamente. E Greco anticipa. No. Paduano. Ancora Orefice. 1-2 che non si completa. Chiariello che riparte. Greco supera metà campo. Cerca il destro, eccolo! Traversa ancora. Che destro che ha Greco. Laterale. Palla lunga. Napolitano ancora per Greco, ancora spazio, finta, poi va col sinistro, fuori. Capezzuto, cercato Orefice, ha un po' di spazio, può calciare col destro, fuori. Ancora Greco, cerca di là Di Meo che si coordina, fuori. Subito la critica di Chiariello, la rovesciata di Di Meo. Intanto è arrivato anche Albero per il buon Antonio. Ancora Greco qui però, troppo a campanile. Paduano.
cerca di tenere la palla, poi si lamenta. Rega al buto, anticipa Napolitano, il palleggio di Graziano, Vatrella cerca verticale per Paduano, che si gira col destro, fuori, buona la girata, meno però, direzione del tiro. Greco, col destro, palla fuori, Vatrella per Graziano, Paduano cerca Orefice in area di rigore, si gira col destro, non trova però nessuno sul tiro cross. Orefice resiste, Graziano, Greco gli dà un calcione, poi Graziano con i suoi numeri, ancora Graziano che prova a girarsi ma recupera Chiarello che serve Greco nella corsa, la tiene in campo, prova il numero su Capezzuto, arriva ancora Chiarello, Greco ancora col destro, Camilli, Di Maio, anzi Di Meo, passa Di Meo col sinistro, la deviazione di Regalbuto sarà rimessa laterale, calcio, anzi rimessa laterale con Chiarello, Orefice mette fuori, Paduano prova a lanciarsi, 2 contro 2, ancora il tank Paduano, velocissimo quando vuole, col destro, palla che passa a fondo, Capezzuto per Vatrella che salta solo per un attimo, Di Meo che recupera, Di Meo verticalizza, chiude Angelo Refice, la rimessa è ancora per l'accidenti, 4-3, il risultato non è cambiato nel corso della ripresa, allora con le mani Iovino, Di Meo regala però la sfera a Paduano, un attimo di difficoltà Di Meo che prova a recuperare il pallone, ci riesce, parte Chiarello, si lancia Greco, tocco per lui, Greco prova a Napolitano, la deviazione e palla a Camilli, Iovino avanza lui, poi palla che esce, ancora Orefice, Greco mette il sinistro, poi ancora lui, prova da lì Camilli, Regalbuto per Capezzuto lungo linea, Chiarello lo limita, poi Orefice può anche provare, lo fa, deviazione, calcio d'angolo, Orefice, palla dentro, poi Chiarello, ancora Orefice, Greco mette fuori, palla ancora in area di rigore, Paduano, attenzione, Graziano, l'occasionissima per il pari, sul sinistro di Graziano che non mira però la porta, a botta sicura, spazza Chiarello, salta Greco, cercato Napolitano, poi la palla che termina Graziano, perde la sfera, Di Meo, Greco, Greco prova con un tiro velenoso, Camilli si impegnano un poco, ancora Chiarello, saltato Paduano, Di Meo, 1-2, meraviglioso, Chiarello col destro, deviazione di Regalbuto, sarà calcio d'angolo. Sto tornando a giocare sui suoi livelli, ora l'accidenti, palla forte, Camilli, Camilli, ancora un pallone difficile, ancora Iovino stavolta, Capezzuto, Orefice, Capezzuto, vediamo se prova da lì col mancino, deviazione di Paduano, fondo. Errore di Iovino, Paduano la dà a Orefice che palleggia, prova, sbaglia tutto. Attenzione, un po' di nervosismo ora di Vatrella. Allora Orefice, di mezzo di lui, ancora Orefice che passa, ancora lui, destro, Salzano attraversa, Salzano salva tutto. Lui che tra l'altro non è proprio portiere, ci ha raccontato in un'intervista, un giocatore di movimento, non so perché viene messo in porta, che tra l'altro dicono sia bravo, avanti, allora Chiarello, l'1-2 con Greco, un po' lunga la palla, 4-3, ha rischiato al pari, l'accidenti, sta rischiando di commettere la partita che ha fatto però la scorsa domenica, da 5-1 ha ribaltato, ora 4-1, siamo 4-3, partita aperta. Capezzuto per Paduano, anticipato, Di Meo, palleggio, viene fuori,
Occhio napoletano in aria. Prova! Di Meo! Camilli ha levato la palla dall'angolino basso, alla sua sinistra. Cercato Greco. Poi Iovino non arriva. Camilli spazza via. Di Meo di testa. Vatrella. Orefice. Prova ad avanzare. Prova da lì. Salzano. Spazza via. Palla che tocca la rete. Iovino. Di Meo. Prova l'1-2. Deviazione di Vatrella, la rimessa è per Di Meo, che cerca Napolitano in area. Vatrella ancora su Iovino, anzi su Di Meo. Resiste, prova col sinistro deviato, miracolo. E poi col destro, miracolo ancora. Camilli, Super Saiyan. Poi Orefice. Cosa ha preso Camilli? Due volte, tre volte, straordinario. Si è aiutato anche con l'aiuto di traversa e palo. Salvato il risultato. Iovino sul fondo. Cerca in avanti qualcuno. Salta Vatrella. Rimessa, accidenti. Greco ottiene il pallone. Poi l'intervento di Capezzuto un po' al limite. Chiarello per Di Meo. Ancora Chiarello. Cerca il destro. Fuori. 10 alla fine. C'è un Mani, vediamo un po', di Paduano. Buono l'1-2 tra Di Meo e Iovino, meraviglioso, scambiano ancora. Arriva fino al fondo Di Meo. Prova la finta, non vedo più. Numero Di Meo, che triangolo, che azione. Iovino, gioco di suola, Greco, Iovino. Poi Vatrella, quando gioca a calcio, l'accidente straordinario. Angolo battuto, Camilli smanaccia, Greco al volo, Paduano, non è finita, occhio che parte nuovamente, Paduano prova a lanciarsi, va col destro Sbilenco, fondo, fondo, rinvia Iovino, Napolitano a Greco, cerca qualcosa, arriva Di Meo, ancora Greco, col destro, Camilli calcio d'angolo. Batte ancora Greco, 4-3 risultato, nessun gol nel secondo tempo. Palla dentro, ancora Camilli. Direi un bel set, se l'è meritato quest'oggi. Iovino, Di Meo, Iovino, buono lo scambio. Palla dentro, Napolitano, Regalbuto, poi difende fondo. Paduano, sale lui, finta, tunnel, poi spazza De Angelis. Chiarello, Greco col tacco, non trova però Napolitano. L'intesa non funziona questa volta. Si spiegano i due. Regalbuto, spazza via, salta Di Meo, Greco col destro, fuori. Chiarello recupera il pallone, Graziano sulla respinta. Orefice, la palla però ancora chiusa da Chiarello, riparte Greco, salta il primo. Prova di punta, stile calcetto. Rimessa, sono in quattro lì davanti. Greco deve approfittarne, ma perde l'attimo. C'erano due accidenti in aria. Di Meo, palla per Greco. Occhio, col destro Camilli. Un muro quest'oggi. No, no, no. Greco dalla bandierina. Palla dentro sul secondo. Iovino. Mette giù, palla Di Meo che si gira col mancino, ma riparte Vatrella, attenzione al contropiede, De Angelis, ultimo uomo, salva tutto, Iovino, centralmente, Di Meo, sono in tre, Di Meo, resiste, Greco, eccolo il destro a giro fuori, Paduano, numero, c'è Orefice, palla per lui, occhio ai contatti, Orefice, destro, Salzano, la tiene. Ancora Salzano, palla lunga, Vatrella, controlla, recupera Di Meo solo per un attimo, arriva Chiarello, mette l'esterno, poi gran palla Orefice, che la tiene in campo, cerca dentro qualcuno, angolo, Orefice, col sinistro, anzi destro d'esterno, ha spazzato Chiarello che si trova sul primo, Regalbuto, Di Maio,
Salta Chiarello, occhio! Alla rovesciata di Paduano, errore qua difensivo dell'accidenti. Occhio perché Napolitano è tutto solo, rinvio. La deviazione di Vatrella, con l'aiuto di Regalbuto riconquista il pallone, deviazione di Greco, Regalbuto attaccato. Poi Paduano. Eravamo un attimo morti, rimessa per Regalbuto. Colpo di testa doppio, Paduano. Si gira col destro fuori. Di Meo, Greco, c'è Di Meo nel centro, Greco fa la finta, palla per Di Meo, tutto solo, può calciare, palo ancora, Greco al volo, si salva il Guadalupe, che sfortuna per l'accidenti, Chiarillo dai numeri, poi però perde la sfera, Paduano 3 contro 2, attenzione, palla per Orefice, non ci credo, non ci credo, non ci credo, Salzano, cosa ha preso Salzano? Mamma mia, all'ultimo istante sembrava la beffa, poi Orefice si gira, ma c'è fallo. Sembrava il gol della beffa. Salzano ha salvato tutto su Orefice. Rimessa ora per l'accidenti, che ha avuto tante volte l'occasione per chiuderla qui, ma un po' i pali, un po' Camilli, un po' la sfortuna hanno tenuto il risultato sempre sul 5-4. La punizione per l'accidenti con Greco. Prova direttamente in porta barriera, poi Chiarello cerca qualcuno fuori, rimessa per Vatrella, Paduano, ancora Vatrella, cerca a lungo, Greco però devia. Paduano recupera Chiarello, Graziano dall'altra parte, sbaglia tutto, Di Meo col sinistro, Camillo, pallone buono per Paduano, chiude Chiarello, ancora Greco, Orefice si gira, cerca col destro qualcuno dentro l'area di rigore, chiude ancora il piccolo Chiarello che mette fuori Di Maio alla rimessa, sta per scadere il tempo la partita, Orefice si gira in aria, scivola, poi col destro Sbilenco. Palla lunga per Greco, tutto solo Napolitano, ma la palla però di Greco errata, Camilli la tiene, spazza in avanti, palla che tocca la rete, sarà rimessa laterale, si soffre. Mi sto palesemente sabotando. Palla per Di Meo, che gira col mancino, poi l'occasione sul destro di Napolitano, ancora fondo. Comunque Camilli c'era. Due di recupero per l'assalto di Orefice del suo Guadalupe, per tentare almeno un punto per le speranze dell'accidenti di fare 6 punti in 2 partite. Sarebbe clamoroso vista la giovanissima età dell'accidenti, ma comunque quest'oggi hanno dominato il primo tempo sfiorando più volte il raddoppio del secondo, ma non si sono riusciti. Dall'altra parte anche la formazione di Orefice ha avuto buone occasioni. Qui Di Meo la tiene in campo, cerca qualcosa ma sbaglia tutto. Regalbuto prova a spingere, cerca Orefice, deviazione, attenzione, all in the box, calcio d'angolo, deve salire anche Camilli, eccolo, è partito anche Camilli, tutti in aria, mischia finale, Orefice dentro, salta Di Meo, Orefice cerca, palla sul secondo, vediamo un po', tutti col fiato sospeso, palla lunga, Vatrella da quest'altra parte per Di Maio che sbaglia, è finita, l'accidenti vola a 6 punti in 2 partite. Siamo qui col piccolo Salzano e i suoi accidenti che arrivano, altra vittoria, 6 punti in 2 partite, primo tempo fantastico, poi un po' la rimonta degli avversari, secondo tempo potevate chiudere tutti la partita, non siete riusciti, vabbè da uno siete passati tutti, vabbè potevate chiudere più volte la partita, vi siete mangiati un po' di gol, anche il portiere avversario è stato bravo, poi però sale in cattedra Salzano agli ultimi minuti, vuoi dire qualcosa sulla tua prestazione? Soprattutto chi è il tuo idolo? Io. No, dai, un idolo in porta, chi è? Van Persie.
Vampesi. Poi, vabbè, sì, ma ora mi devi spiegare una cosa. Tu sei bravo anche avanti, perché ti hanno messo in porta? Davvero? Forte a porta, più forte a porta. Forte a porta, non è vero? Non è vero che è più forte avanti? No, no. No. Vabbè ragazzi, dove arrivano questi accidenti? Avanti a tutti. Sì. In bocca al lupo a tutti quanti. E concludiamo questa grandissima partita. Complimenti all'accidenti. Grazie.